Avete visto che sono uscita? Avete visto che sono uscita? Ecco, io già faccio qualche danno. Sono uscita perché mi servivano due o tre cose. Servivano delle cose per i bambini per scuola, sai, i quaderni. Per Alessandro il quaderno quello per le attività, più la risma, dei fogli per la classe di Aurora per fare i disegni e le fotocopie. Quindi serviva questo, poi dovevo andare in farmacia e a prendere due medicine per me e un paio di cose al supermercato, quindi mi avete visto il succede. Allora, al supermercato mi sono messa la felpa perché praticamente io non so come, a casa mia è strafreddo. Di fuori, ora c'avevo il giacchetto del jeans con la manica felpata e stavo benissimo, cioè veramente bene. Sono arrivata a casa, ho levato il giacchetto, ora ho i brividi di freddo, mi sono dovuta mettere la felpa, però questa è leggerina e c'ho freddo, io so, un po' un macello perché non c'ho niente da mettere. La verità è questa, finché non faccio il cambio di stagione io non so come vestirmi sti giorni. Ho un leggings solo, prima man, con la fascia alta praticamente, che però l'ho dovuto lavare perché non è che posso metterlo oltranza, cioè tra un po' camminava da solo e quindi ho dovuto mettere un altro paio di leggings normali della Nike che però purtroppo mi stringono, anche che li tengo sotto la pancia, però mi stringono, quindi... è un po' un macello. I jeans che avevo preso da Shein ho sbagliato taglia, ho preso l'XXL e cioè il primo giorno che l'ho messo sì mi stava stretto perché logicamente non aveva preso ancora la forma, ma il secondo giorno quando lo sono andata a mettere già mi cascava, sono andata a leggere la taglia l'XXL, cioè sono stata deficiente io. Quindi niente, devo fare assolutamente il cambio di stagione per capire che ho da me per mettere questi ultimi mesi, che fino questi ultimi mesi fino a che non partorisco, insomma, non c'ho niente da mettermi. Io lo sapevo che arrivavo a sta cosa prima o poi. Vabbè, allora al supermercato ho preso il pesto per pranzo, questo qui della Barilla. Allora, perché prendo questo? Perché praticamente lo potrei anche fare. Il mio problema è che mi scordo a prendere il basilico della mia suocera. Io non ce l'ho. Il basilico quest'anno mi sono rifiutata. Io non ce l'ho il basilico quest'anno mi sono rifiutata. Questo è il pesto, quello bello, si dice, bello passato, insomma. E quindi ho preso questo, che Alessandro almeno non sente pezzetti di pinoli, di cose, perché sennò non mi mangia più. E questo lo faccio a pranzo oggi, così almeno il pranzo l'ho risolto. Poi ho preso due confezioni di banane, una me la mangio adesso. Due confezioni di banane. Chiquita assolutamente, perché quelle altre banane praticamente durano da Natale a Santo Stefano, e poi le Chiquita sono più buone. Io le prendo sempre di questo colore qua, che è un po' giallo verde, perché ho scoperto facendo delle ricerche che vanno mangiate di questo colore e non troppo gialle, cioè vanno mangiate quando sono ancora così un po' verdine eccetera, che mantengono comunque i loro nutrienti. Poi ho preso questi che sono i pancake già pronti, sono 8 confezioni, sono 8 pancake, 4 confezioni da 2, e questi qui io ci faccio merenda praticamente, perché non ho voglia di mettermi a fare pancake ogni volta, perché quando arrivo che ho fame da mangiare subito, quella è la verità. E questi sono molto buoni,
di questa marca qua. Ora non lo so se la troverete un po' ovunque, però sono molto buoni. E poi ho preso il pane e un pezzo di pizza. Pane e un pezzo di pizza. E niente, questo è stato il minimo di spesa che ho fatto. Poi ho preso due medicine in farmacia e sono venuta a casa, perché io già dopo 10 passi praticamente stavo col fiatone e con le anche che mi stanno uccidendo. Infatti adesso mi metto un attimo seduta con le gambe alzate, in maniera tale che mi si riposano un attimo, perché è un disastro. Veramente, cioè, sto accusando tantissimo i dolori proprio. Infatti non so neanche se arriverò al termine, proprio al termine della gravidanza, insomma. Va bene, metto a posto queste cose e poi mi metto un attimo seduta, perché sono arrivata proprio, raga. Ho iniziato a vedere questa serie qua, che è Prisma, su Amazon Prime. E devo dire, non è fatta male. Parla della generazione Z, quindi di tutti adolescenti, eccetera, eccetera. Quindi è molto leggera, ma in realtà è molto ben fatta, e soprattutto non è per niente scontata negli argomenti, cioè nel senso io me l'aspettavo un po' più leggera, devo dire la verità. Invece affronta dei temi, comunque, perché affronta il tema del come si dice, del coming out. Affronta il tema del coming out, il tema dell'innamoramento, il tema anche della droga, se la vogliamo andare a vedere, dal punto di vista di una coppia di gemelli con i loro rispettivi amici, ovviamente tutto quello che ne concerne intorno. All'inizio, quando l'ho iniziata, ho faticato un pochino, perché mi è risultata un po' contorta. Poi piano piano che sono andata avanti, invece, è diventata sempre un po' più limpida, un po' più chiara, e effettivamente affronta il tema del coming out molto molto bene, a mio parere, molto bene. Non l'ho finita, sono all'episodio 5, mi mancano 3 episodi praticamente, cioè il quinto e poi altri 3, perché sono 8 episodi. Per ora mi sta piacendo. Da quello che mi pare di aver capito, il regista è lo stesso di Scam Italia, che io non ho visto. Non l'ho visto, perché i telefilm, comunque le serie TV inflazionate, non le guardo. Infatti, cioè, prima di Prisma avevo iniziato a rivedere IAR, ragazzi. Cioè, che IAR è uno di quei telefilm che davano quando io ero piccola, prima ancora che esistesse Grey's Anatomy, e con il mitico George ai tempi di quando era giovane. Chi c'ha la mia età più o meno se lo ricorda, insomma. E niente, mi sta piacendo, quindi lo consiglio. Per chi c'ha Amazon Prime lo consiglio, guardatelo, perché è vero che sono 8 episodi e basta, però so 8 episodi che volano e affrontano belli argomenti. Secondo me è uno di quei telefilm che dovrebbero guardare i giovani, gli adolescenti, veramente ben fatto. Come secondo me dovrebbero guardare anche Mare Fuori gli adolescenti, che parli comunque di gente che sta in carcere, però dà secondo me degli insegnamenti a livello di rinascita molto molto belli. We'll be right back.
Eccoci qua. Allora, sono qui a casa che praticamente sono stata, cioè nel senso è pomeriggio perché sono 10 alle 6, quasi sera, e sono stata a casa, mi sono riposata, sono crollata dal sonno, proprio crollata, perché la mattina praticamente, già la notte fatico a dormire. La mattina praticamente mi sveglio presto per svegliare loro per andare a scuola, quindi di conseguenza. Ok, quindi di conseguenza dormo poco, insomma, sono stanca. Poi ultimamente sono proprio più stanca. Sarà che sono arrivata quasi alla fine. Comunque mi sono addormentata sul divano e dopo sono andata con Alessandro dai nonni che devo fare la puntura a mio suocero e ha trovato il cuginetto, è rimasto là praticamente a giocare. E invece Aurora, da mo' che è uscita, da pomeriggio che è uscita con gli amici, chiappela, dicono qui da me, e dopo verso le 7 comunque torna a casa da sola a piedi. E Alessandro lo va a prendere il babbo. Io ho la bellezza di un'ora senza nessuno, solo con i cani. Che uno è qui, che non mi abbandona mai. Lui è sempre accoccolato vicino a me. E un altro è lì che si sta spulciando. È Spank. Loro sono i miei due figli. Pelosini. Faccio quelle cose che adesso faccio quelle cose che di solito con loro non faccio. Guarda, guardate, guardate, guardate che maiale, niente, un maiale. Oggi con Alessandro abbiamo sentito un piede. Ah, io con gli altri due mi sa che non ho mai sentito un piede così bene. Bene, bene. Stavolta invece si è sentito proprio bene il tallone, la parte della pianta del piede, diciamo, e le ditine, cioè proprio le palline delle ditine, le nocchette delle ditine, cioè è stata una cosa fantastica. Infatti Alessandro è rimasto, Dio, il piede, sente il piede, è rimasto tutto così, folgorato, l'ha detto subito al cugino anch'io voglio sentire il piede. E va bene. Mi riposo un pochino e più che altro penso a cosa fare per cena, perché sinceramente non ho assolutamente idea di cosa fare per cena. Alla fine facciamo gamberetti, funghi. Qui ci sono le patate avanzate di ieri che le abbiamo fatte in friggitrice, un po' di pastina con le lenticchie che devo scaldare, qui c'è un insetto che non so che vuole fare. E poi invece faccio ai bimbi i bastoncini e poi facciamo le uova sode. Faccio 6 uova sode e niente, aspetto. Aspetto. Sì, qui sempre gran casino, sopra sta penisola. Raga, devo sistemarlo, lo so, non mi dite niente.